Eccoci qua, ci colleghiamo subito con Matteo Salvini. Buongiorno Salvini. Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito e buongiorno a chi è a casa. Vedo che c'è qualche secondo di ritardo, quindi cercherò di non essere troppo veloce. Senta Salvini, oggi è una giornata importante, cercheremo di trattare più fronti e più aspetti, però è una giornata importante perché è la giornata dello scostamento di bilancio. Abbiamo letto di un centrodestra unito o riunito o comunque in tregua o comunque un centrodestra al lavoro su alcuni temi economici per presentare un documento congiunto. Abbiamo avuto nella prima parte un esponente di Forza Italia con un Berlusconi che sostanzialmente ha detto essere protagonista di questa mossa, di questa strategia e dei punti che sembrano essere accettati dal governo e quindi si potrebbe partire da quella base. Intanto le chiedo se avete già raggiunto questo documento congiunto. Ma scostamento di bilancio, traduco per chi ci segue da casa e non frequenta i palazzi romani della politica, significa tasse, lavoro, sostegno alle imprese e alle famiglie. Sono 8 miliardi che si possono destinare a Tizio o a Caio. Noi abbiamo fatto le nostre proposte come centrodestra, unito, compatto, già ieri. Azzeramento delle cartelle esattoriali, bonus per i liberi professionisti, i precari e le partite IVA, sostegno alle piccole aziende, ai commercianti, agli artigiani, in sostanza un aiuto a quel mondo del lavoro dimenticato negli ultimi mesi, il lavoro autonomo e la piccola impresa. Il problema è che sono le 9:23, sono in diretta con entusiasmo sulla 7, la seduta alla Camera comincia alle 10, quindi fra 37 minuti, non sappiamo ancora la maggioranza di governo che cosa vuole fare, a chi vuole destinare questi soldi, a chi li vuole togliere, quali proposte accetta, quali proposte non accetta. Noi possiamo proporre, suggerire, emendare, ripeto, abbiamo fatto ad esempio una proposta per sbloccare l'aumento delle pensioni. Pare che il governo voglia bloccare anche per tutto il 2021 la rivalutazione di pensioni che spesso sono bassissime. Quindi noi abbiamo detto, visto il momento di crisi, facciamo scattare, seppur di poco, anche questo aumento delle pensioni previsto per legge. Ecco, spero che arrivi una risposta, anche perché fra mezz'ora si riunisce il Parlamento e quindi vorremmo sapere di che cosa si discuterà. Però noi la buona volontà ce la mettiamo tutta. Ce la mettete, chiedo appunto perché non chiedo a lei, perché non lo frequento il palazzo da quel punto di vista, però mi immagino che voi andrete in aula, no, con queste proposte e poi forse la risposta arriverà lì. Certo. Può arrivare prima, no? No, beh, noi le proposte le abbiamo avanzate ieri. Al governo, perché quindi il governo voi deve decidere, io ti presento un'idea, tu puoi dirmi l'idea è intelligente piuttosto che l'idea non mi interessa, però stiamo aspettando. Quindi anche ascolterete perché poi bisogna in aula, votare ascolterete in aula su... Io però di solito i documenti li voglio leggere prima di votarli. Quindi però sarà... Detto questo, noi abbiamo ben chiaro chi va aiutato in questo momento, è del mondo delle famiglie, delle piccole e medie imprese, degli autonomi, delle partite IVA e dei dimenticati dalla prima crisi. Senta, il direttore della Notizia, che era qui fino a poco tempo fa, ha fatto una richiesta, ha detto: io mi auguro che Salvini oggi faccia un tweet. Prego. Adesso le faccio vedere, non so se la può vedere, la prima pagina della Notizia. I sovranisti europei bloccano i soldi all'Italia, ma Salvini e Meloni non rinunciano a difenderli. Sostanzialmente, visto che questi soldi ci servono, dobbiamo sbloccarli, e però per sbloccarli bisogna sbloccare chi li sta bloccando. Quindi si augurava un tweet ironicamente da parte sua su questo fronte. Un po' prima gli italiani, ecco. Ma guardi, se parla di Polonia e Ungheria, sì. Se parla di Polonia e Ungheria, gli ungheresi sono nel Partito Popolare Europeo, quindi sono nel partito della Merkel e di Forza Italia, per intenderci, che governa in Europa insieme al PD. Quindi il tweet lo dovrebbe fare qualcun altro. I polacchi sono alleati dell'amica Giorgia Meloni, quindi nel gruppo in cui c'è la Lega non ci sono né polacchi
né ungheresi. Io poi posso farne anche 32 di tweet riferiti ad altri, però tendenzialmente riesco a controllare quello che dipende da me. Faccio un esempio: io oggi pomeriggio alle 16:30 ho un incontro, una riunione con Zoom, perché ormai si lavora a distanza con l'amministrazione di Amazon. E lì volevo arrivare, ma non perché infatti io ce l'abbia con Amazon e col commercio, ma perché voglio parità di condizioni. Non è possibile che ci siano i commercianti italiani, gli artigiani italiani che pagano un certo tipo di tasse e ci siano multinazionali che fanno business in Italia che non pagano lo stesso tipo di tasse, e ad Amazon farò alcune precise richieste a tutela del Made in Italy e dei negozianti e dei consumatori italiani. Ma questo lo posso fare perché è un mio canale diretto. Coi polacchi un canale diretto non ce l'ho. Se il direttore soddisfa il tweet, faccio il tweet, però non Senta, posso far di più. No, però è interessante questa storia su Amazon. Quindi lei non sta dicendo non comprate su Amazon. Lei ha mai comprato su Amazon? Io direttamente no, ma mio figlio sì, la mia compagna sì. È chiaro che io non faccio una battaglia per bloccare il futuro, ma per regolamentare il futuro, perché ci siano pari condizioni. È chiaro che se metti il negozio italiano in periferia a Milano, a Roma, a Napoli o a Torino in competizione con una multinazionale che fattura 2 miliardi di euro e che non paga quello che paga la bottega italiana, la battaglia è già persa. Se uno vuole ordinare su Amazon, lo ordina. Io il libro lo compro in libreria, il latte lo compro in latteria e la maglietta la compro in maglieria, ma è una mia scelta. Da politico vorrei che chi viene a fare affari in Italia rispetti le stesse norme che rispettano gli imprenditori e i lavoratori italiani. Senta, la questione lei la conosce bene perché le montagne, diciamo, le frequenta e le conosce, appunto del Natale che ci apprestiamo a vivere, ma dello sci, si può sciare, non si potrà sciare, insomma. Conte ha già detto di no, ma sembra di capire che ci sono degli spiragli. Di sicuro ci sono delle regioni che cercano ancora di in sicurezza di dire venite, possiamo farlo, o altrimenti non fare le vacanze sulla neve quest'anno vuol dire, come tutti sappiamo, un'ulteriore botta, no? Un ulteriore problema per chi vive magari solamente quei mesi di quei soldi, di quelle risorse. Non siamo già in ritardo? Certo. Siamo al 26 di novembre, sì, no? E non sappiamo, sì, ancora se chi chiudi, ci circonda, apri, e se chiudi quanto ti do. Chi ci circonda... Esatto. Lei ha perfettamente ragione, non penso che nessuno possa accusarla di essere una pericolosa leghista, sovranista o disfattista. La gente chiede semplicemente di sapere cosa dovrà fare per la scuola, per il negozio, non tanto per lo sci. Io è 2 anni che non riesco a mettere uno sci sotto i piedi. Non è un problema di andare a farsi una tavola bianca, di snow, diciamo, a Madonna di Campiglio. Non è un problema di come svagarsi, è un problema che riguarda centinaia di migliaia di lavoratori e 20 miliardi di euro di incassi per le aziende italiane, punto. Quindi se c'è una situazione sanitaria a rischio ancora a Natale, è evidente che l'ultima delle cose da fare è prendere la cabinovia per andare a sciare sul Grosté. Ma come si può pensare adesso, il 26 novembre, già a dire agli italiani però il 1 gennaio statevene a casa? Ripeto, quando in Svizzera gli impianti sono aperti, Austria, Francia, Germania e Slovenia si stanno preparando per aprirli. Quindi o c'è un problema di tutti che coinvolge tutti e tutti si sacrificano e fanno la stessa cosa, oppure non possiamo essere circondati ai confini da paesi che fanno una cosa e noi facciamo l'esatto contrario. Poi mi faccia dire, al di là del lavoro, che ovviamente per molti è vita, ci sarà davanti al televisore qualcuno che a nord e anche a sud, perché il turismo invernale è un patrimonio di tutta Italia, e quindi gli stagionali, i precari, i maestri di sci, ci sono centinaia di migliaia di lavoratori che con questi 2 mesi mantengono la famiglia tutto l'anno. Faccio un appello, se qualcuno del governo ci sta guardando, visto che si parla del Natale un giorno sì e un giorno no, con un mese d'anticipo, non rubiamo il sogno ai bambini. Noi adulti
ce la faremo in qualche modo. Per i bimbi il Natale è il giorno che si attende tutto l'anno, è il giorno di Gesù Bambino, è il giorno di Babbo Natale, è il giorno dei nonni, delle sorelline, della mamma e del papà. Nessuno pensa ai veglioni con 150 persone o alle feste di Capodanno di fantoziana memoria. Però già dire a novembre statevene a casa, fate Natale via Skype, fate i regali su Amazon, aspettiamo e confidiamo nel fatto che i sacrifici che gli italiani stanno facendo ci portino a fare un Natale quantomeno in famiglia. Quantomeno in famiglia. Se c'è qualcuno che lavora tutto l'anno a Milano e ha la famiglia a Palermo, come possiamo dirgli oggi no, tu la famiglia non la vedi, statene a casa? Aspettiamo i dati sanitari invece di preoccupare con un mese d'anticipo. Ormai tanto ci siamo, perché credo che il 3 dicembre sia il prossimo step. Senta, lei quando arriverà il vaccino anti-Covid si vaccinerà? No, farò quello che mi suggerirà di fare il medico. Intanto il vaccino anti-influenzale, visto che non c'è per tutti, lo lascio a chi ha più bisogno di me, visto che a Dio piacendo ho 47 anni e sono momentaneamente in buona salute. Non c'è tutto per tutti, lo lascio a qualcuno che ha più problemi. Poi spero che arrivi un vaccino anti-Covid, però non sulle pagine dei giornali, testato e provato. Per intanto lasciamo che i medici usino tutte le terapie che hanno a disposizione, dal plasma iperimmune alla idrossiclorochina a tutti gli antivirali che stanno salvando la vita a migliaia di italiani. Quindi immagino che non sia d'accordo neanche sul discorso se renderlo obbligatorio o meno, visto quello che ha detto finora. Ma io penso che la libertà sia un valore che va tutelato sempre, comunque libertà educativa, libertà di cura, libertà religiosa, libertà di impresa, libertà di pensiero. Coloro che sono a rischio è chiaro che sono i primi interessati a mettersi al riparo da eventuali rischi. Non ci sono italiani matti che credono che la Terra sia piatta o che nessuno sia mai sbarcato sulla Luna, tranne pochi personaggi bizzarri. Chiaro che se ci sarà un vaccino provato, sperimentato ed efficace, tutti coloro che sono a rischio immagino che correranno a farlo. Anche perché i vaccini comunque, se arrivano ad essere vaccini in commercio, è così, non è che sono provati, sperimentati e diciamo certificati. No, certo, dico una cosa oggi sulla 7, visto che siamo a novembre e poi ne riparliamo a febbraio, marzo, aprile, quando arriverà il vaccino. Mi hanno segnalato diverse aziende, e io l'ho già segnalato per il momento senza risposta, che in attesa che arrivi il vaccino siamo già in emergenza di mancanza di aghi e siringhe, perché pare che siano già esauriti sul mercato internazionale aghi e siringhe. Ora, per evitare di farci trovare impreparati e nominare Arcuri, che ormai è commissario alla qualunque, manca che sia anche commissario tecnico della nazionale, poi è stato nominato commissario a qualunque cosa accada, onde evitare di nominare alla fine, quando ci accorgeremo del problema, un commissario agli aghi e alle siringhe, ricordo al governo che quando arriverà il vaccino serviranno aghi e siringhe per somministrarlo. E certo, o ci muoviamo adesso, oppure finirà come con le mascherine. Oppure arriviamo tardi. Senta, visto che ha nominato Arcuri, passiamo dal nord al sud, alla Calabria, perché a un certo punto si è pensato che andasse anche a fare il super commissario anche in Calabria. La Calabria però ancora non ha un commissario. Adesso è uscito il nome di Miozzo, però... Questa è una follia. Ecco, tra l'altro oggi Travaglio si occupa di lei nel suo editoriale, dicendo che lei è sempre scappato dalla commissione antimafia, da tutte le convocazioni che le ha fatto Morra, e per 2 anni non ha mai messo piede, ora vuole farci credere che ce l'ha con Morra per una frase sulla Santelli. Come si dice dalle sue parti, ma va a Chapairat. Non so se l'ho detto bene, comunque che succede in Calabria? Come mai ancora non si riesce a mettere un commissario? E se sarà Miozzo, che ne pensa? Bella domanda. Gli insulti del signor Travaglio, che deve avere una vita triste di suo, non ho tempo né voglia di rispondere. Ho fatto il ministro dell'interno e ai mafiosi portavo via le ville, le aziende e le piscine.
Mentre Travaglio chiacchierava e scriveva, da ministro potenziavo l'agenzia dei beni confiscati alle mafie. Morra, prima di parlare di Iole Santelli, che non si può più neanche difendere, e dei calabresi che non capiscono un accidente, dovrebbe sciacquarsi la bocca, e il governo dovrebbe darsi una mossa. Sono al quinto commissario nominato in 3 settimane che non ha ancora cominciato ad operare. La domanda è: ma non c'è un calabrese che possa fare il commissario alla sanità calabrese? Un medico calabrese, un primario calabrese, un professore universitario calabrese? Ci sono calabresi eccezionali in giro per il mondo e il governo è riuscito a scegliere 5 persone che una dopo l'altra hanno detto no grazie. Andassero in ospedale a Reggio Calabria, prendessero un bravo primario, e ce ne sono a decine, e lo nominassero commissario alla sanità calabrese, così almeno non deve trasferirsi con la moglie e i figli in Calabria e conosce la sua terra. Ma è vero, scommettiamo che... sulla Calabria, insomma, non... Certo. Non mandiamo i commissari da Marte. Senta, ma è vero che in antimafia, dopo tante convocazioni, lei non ci ha mai messo piede? Che Morra la convocava e lei non rispondeva neanche? No, ma io ho neanche... sempre Ho sempre risposto a chiunque mi abbia chiamato. Poi ho smesso di fare il ministro, evidentemente, più di un anno fa. E quindi quando tornerò al governo, spero di non trovare il signor Morra in Parlamento, perché è uno che ritiene che i malati di tumore siano da rottamare, da isolare, da accantonare, non è degno di fare il parlamentare. Ma ripeto, parlano i fatti. Da ministro dell'Interno la mafia l'ho combattuta con minacce di morte conseguenti. Non mi risulta che altri abbiano avuto lo stesso successo. Senta, dalla Calabria concludiamo con Roma, dove invece credo che ha incontrato Bertolaso e... Prego. Potrebbe essere una persona papabile, diciamo, per la battaglia su Roma, per le elezioni naturalmente. A me ha fatto un'ottima impressione. Conosce la città, ama la città, conosce le periferie, ha lavorato per il Giubileo. Roma ha problemi di manutenzione, di immondizia, di viabilità, di manutenzione stradale, di gestione dei quartieri popolari. Mi sembra che Bertolaso può stare simpatico, antipatico, però anche in questi mesi, girando l'Italia per aprire ospedali Covid, stia dimostrando che volere è potere. Quindi a me personalmente, da romano di adozione, visto che ormai più della metà del mio tempo la passo in questa splendida città, avere un sindaco come Bertolaso farebbe sicuramente piacere. A che ora sarà il suo intervento in Senato? Noi siamo in Senato nel pomeriggio, adesso volo alla Camera dei Deputati. Esatto. Prima, ripeto, Camera e poi Senato. Spendere dei soldi che arrivano dalle tasse degli italiani è qualcosa che va fatto con oculatezza, senza spendere e espandere. E chiedo ai ministri francesi che vengono in visita in Italia di occuparsi di Francia senza spiegare agli italiani come devono vivere gli italiani. Ho visto che c'è un ministro francese che ci dice che dobbiamo usare il MES. Se dobbiamo usare il MES per aiutare le banche francesi, possiamo anche fare a meno di farlo. Non penso che gli italiani, quando vadano in Francia, diano lezioni di buona amministrazione ai francesi. Non ne abbiamo bisogno, con tutto questa rispetto. È la vostra posizione, Forza Italia la pensa in un altro modo, ma in questo momento, diciamo, la partita è sulla partita economica, sullo scostamento di bilancio che vi vede ricompattarvi. Salute e lavoro. Grazie. Ci occupiamo solo della salute e del lavoro degli italiani, del resto ci occuperemo dopo. Grazie, buona giornata. Grazie.